Ciao a tutti, eccomi tornata con un nuovo video ragazze, mi scuso per l'assenza perché mi rendo davvero conto di aver mancato un pochino di video durante la settimana, purtroppo queste settimane per me sono davvero impegnatissime, sono molto molto piene e riesco a districarmi poco per quanto riguarda la registrazione di video perché comunque io ci tengo tanto a fare dei video che siano di qualità, che siano piacevoli da vedere e quindi sono abbastanza pignola sulla realizzazione dei video e quindi certe volte preferisco completamente non girare se so che comunque dovrò dedicargli pochissimo tempo, quindi vi chiedo scusa per l'assenza, ma comunque oggi ragazze registreremo cioè sto registrando ovviamente i 50 random facts about me. Sono contenta di fare questo video perché, come vi ho detto nel video precedente, ovvero dove vi introducevo la presentazione del giveaway, sono arrivata a 1000 passa iscritti, quindi secondo me è anche giunto il momento di farmi conoscere un pochino meglio da voi o perlomeno anche per quelle che comunque si sono iscritte da pochissimo al mio canale, quindi grazie ancora per l'iscrizione. Vi ricordo che potete trovare qui sotto tutti i dati relativi all'iscrizione, al fatto di seguirmi su Instagram, insomma tutti questi piccoli particolari. Poi voglio fare una piccolissima parentesi, ragazze, grazie di cuore, davvero non ho parole per ringraziarvi per quanto riguarda la partecipazione al giveaway. Non mi aspettavo assolutamente di ricevere tutti questi messaggi privati in direct, email, cioè ragazzi siete state fantastiche e davvero mi avete lasciato un sorriso enorme sul viso. Io sono comunque solare di mio, quindi non è semplice togliermi il sorriso, però vedere quei commenti davvero mi avete riempito il corazon, quindi grazie ragazze. Tra l'altro ci tenevo anche a fare un'altra piccola precisazione. Molte di voi mi hanno scritto in direct, soprattutto pochissime via email, comunque che praticamente voi ad esempio avevate, sparo a caso, 50 like sotto il vostro commento, mentre invece YouTube ve ne segnava ad esempio 18, 17, insomma ve ne segnava la metà e se non addirittura in certi casi un quarto dei like che c'erano. Ragazze, io davvero sono completamente all'oscuro di questa cosa, sono andata anche in diverse sezioni di YouTube, ho messo su Google questo genere di ricerca e purtroppo non dipende da noi, non lo so che cosa succede a YouTube stesso quando entrano in gioco questi meccanismi, però io ci tenevo tantissimo ad estraniarmi completamente, a dissociarmi da tutto quello che è successo, da tutti i like mancati, tra virgolette, che non sono stati considerati da YouTube, non lo so, io ci tengo tanto a discostarmi da questa cosa perché non dipende assolutamente da me, anzi io ho deciso di effettuare questo genere di scelta finale del giveaway, ovvero la vincitrice sarebbe stata assegnata proprio da voi che avete messo il like al commento più carino secondo voi, secondo il vostro punto di vista, proprio per essere imparziale, proprio per farvi capire che è davvero una cosa che faccio col cuore e che vada a Tizio, a Caio, a Sempronio. Per me non c'è assolutamente differenza, anzi, se potessi, ovviamente regalerei una piccola cosa ad ognuno di voi, è un pochino impossibile, quindi questo qui era il metodo che ho preferito adottare e ci tengo comunque a ripetervi che mi discosto assolutamente da quanto è successo. Non vi preoccupate perché farò tantissimi altri giveaway, quindi più in fretta cresceremo, più ci saranno altri giveaway. È una cosa che mi piace tanto perché io faccio tantissimo shopping e quindi comprare anche qualcosina per voi sapete che è sempre cosa buona e giusta. Quindi torniamo a noi ragazze perché il video in questione non è dei più corti, ma io cercherò di sintetizzarlo e quindi partiamo subitissimo con il primo fatto. Il mio segno zodiacale è Leone. Sono nata il 12 di agosto del 1993. Detesto, detesto, detesto l'aglio. Io odio l'aglio, ragazze. L'odore che ha l'aglio è qualcosa di improponibile. Da piccola credevo che la patente fosse in realtà la carta igienica. Parentesi, avevo 3 anni, quindi non giudicatemi per questo. Avevo la fantasia che viaggiava tantissimo. Sempre da piccolina, intorno all'età di 9 anni, per via del lavoro del mio papà, abbiamo vissuto io e la mia famiglia per un periodo di tempo a Trieste. Sono alta 1,70 m. Adoro, adoro, adoro e stra-adoro Disney Channel.
rabbrividisco davvero al fatto di avere insetti vicino a me, li odio e quindi figuratevi toccarli, davvero li odio gli insetti, odio gli insetti. Ho frequentato il liceo socio-psicopedagogico e tra virgolette se potessi tornare indietro farei altri tipi di scelte. Sono una persona abbastanza permalosa e molto spesso anche lunatica. Con familiari e amici, quindi con le persone con le quali ho più confidenza, parlo quasi più inglese che in italiano. Infatti loro, diciamo che molte volte mi riprendono: Claudia, basta! Adoro il mare. Sono nata in una città di mare, quindi amo il mare. Adoro giocare a pallavolo, anche perché quando ero più piccolina ho iniziato con il mini volley e dopo ho proseguito con squadre davvero capaci, davvero molto molto valide, e la pallavolo è uno dei miei sport preferiti in assoluto. Lo farei tuttora. L'età di 15 anni fino a quella di 19 anni, per tutte le estati, ho lavorato come bandiera di salvataggio. Adoro e mi piace tantissimo il salmone affumicato, soprattutto crudo. Sempre portato i capelli lunghi, davvero. Forse ricorderò con poca chiarezza il periodo in cui da piccolina mia mamma mi faceva costantemente i capelli a caschetto, ma da quando poi ho potuto prendere decisioni da sola ho sempre scelto di portare i capelli lunghi, anche perché li trovo davvero molto più femminili e riesco a farci tutte le acconciature che voglio, ad esempio questa treccia a spina di pesce. Se vi siete persi il video in cui realizzo questa treccia, vi lascio qui sopra nelle informazioni oppure qui sotto nell'info box il video relativo. Sono super mega freddolosa, cioè io odio il freddo e sento tanto freddo quasi sempre, quindi infatti vado sempre di questi maglioncioni super coccoli che sono molto molto caldi. I miei fiori preferiti sono calle, orchidee e tulipani. Li adoro, sono bellissimi. Mi piace tantissimo l'arredamento per la casa, non lo so, mi piace e mi rilassa al tempo stesso, soprattutto lo stile minimal moderno mi piace tanto. Penso che i cavalli siano uno dei pochissimi animali ad essere i più eleganti che esistano sulla faccia della terra. L'età adolescenziale, bene o male, fino a qualche tempo fa ho sfilato come modella e sia su passerelle che per servizi fotografici. Ho origini pugliesi, in quanto entrambi i miei genitori sono pugliesi. Una cosa che non tanto mi piace di me sono forse le mie orecchie, diciamo che non le preferisco tanto, e anche le mie dita. Sono un pochino corte per essere femmina, però vabbè. Ogni volta che avverto la puzza di erba tagliata, quindi del prato falciato o quant'altro, starnutisco, cioè è una cosa automatica per me. Quando sono piccolina proprio ho un amore incondizionato e folle proprio per gli Stati Uniti d'America. Il capo che non dovrebbe mai mancare all'interno del mio guardaroba è assolutamente il Little Black Dress, ovvero il vestitino nero, perché è davvero una delle cose più versatili che ci sia. Cosa strana, lo so, però ve la dico lo stesso. Mi piacciono tantissimo gli articoli di cancelleria, cioè tipo che li collezionerei, mi piacciono tanto, sono sfiziosissimi. Non prediligo tanto i tacchi con il plateau, non mi piacciono tanto. Durante la stagione estiva mangerei quasi sempre solo ed esclusivamente yogurt e cereali. Sono una coffee addicted, io amo il caffè, ne prendo tantissimi e so che non dovrei, ma mi piace tanto il momento del caffè. Il viaggio più bello che io abbia mai fatto è stato quello negli Stati Uniti, più precisamente a Las Vegas e a Los Angeles. Mi sono divertita tantissimo e ho visto, ragazze, dei paesaggi davvero favolosi. Io e Dom stiamo insieme da 5 anni, ebbene sì! Adoro tanto viaggiare, penso davvero che sia una delle pochissime cose che ci arricchisca culturalmente. Avrò visto, forse senza scherzare, il film Il Diavolo Veste Prada minimo 25-30 volte, davvero senza scherzare. Durante la stagione autunno-inverno una cosa che mi piace tantissimo è indossare i cappelli, ne ho veramente tanti. Uno dei miei profumi preferiti è quello di Chanel, ovvero Coco Noir, mi piace tantissimo. Uno dei miei tantissimi sogni nel cassetto è quello di essere invitata a una sfilata durante la Milan Fashion Week. Mi piace tanto litigare con le persone, non mi piace poi l'atmosfera che si crea, e quindi semplicemente se una determinata persona non mi piace, non mi va giù nei comportamenti o in altro, semplicemente la ignoro. Se c'è davvero una cosa che mi manda tanto in bestia e mi fa uscire di testa è la maleducazione e la mancanza di rispetto. Sono delle cose che io categoricamente do e quindi categoricamente pretendo di ricevere, perché sono una grandissima sostenitrice del detto non fare agli altri ciò che non vuoi sia mai fatto a te. La mia playlist musicale contiene quasi ed esclusivamente musica
di genere pop e di origine americana. Conosco davvero pochissime canzoni italiane, so che è una vergogna per me, ma io sento da quando ero piccolina la musica inglese americana per lo più, e quindi conosco più musica americana. Il momento più bello per me durante tutta la giornata è la colazione, perché è lì che praticamente quasi tutto ha inizio e c'è tutta la giornata davanti, quindi mi carica questo step. Il momento del caffè, del cappuccino, il cappuccio e brioche, mi piace tanto, mi rilassa. Da quando ho 15-16 anni, bene o male, il mio numero di scarpa si è completamente, definitivamente fermato al 39. Non sono assolutissimamente una persona facile a cui far regali, davvero, me l'hanno detto più volte tantissimi miei amici, soprattutto i miei familiari. Mi piacciono tantissimo i SUV, cioè i fuoristrada in generale, mi piacciono tanto. Se c'è un prodotto make-up di cui non potrei mai fare a meno durante la realizzazione dei miei tutorial o proprio di quando vado anche a fare la spesa, è la matita per le sopracciglia, il gel per le sopracciglia, l'ombretto per le sopracciglia, insomma qualsiasi cosa riguardi le sopracciglia, perché penso che le sopracciglia siano forse una delle cose che armonizza di più i lineamenti del vostro viso. Ho una sorella di soli 11 mesi più grande di me, neanche un anno. Dal 2015, bene o male, fino a quest'estate praticamente ogni anno mi chiedono di fare Miss Italia, però non partecipo quasi mai, non ho mai deciso di prendere parte a questo genere di concorso, anche se mi sento molto lusingata dal fatto che mi chiamino. Se mi invitate ad una cena di sushi sono per metà già vostra, mi avete già conquistato al 50%, adoro il sushi. Detesto la maionese, non la tollero davvero, cioè davvero è una cosa che non mi piace assolutamente. Io farei shopping ovunque, cioè sono in grado di comprare davvero nel negozio, non lo so, che vende anche addirittura cellophane, io comprerei cellophane a go-go, io posso comprare ovunque, quindi non lasciatemi mai da sola all'interno di un negozio. Questi ragazzi erano 50 random facts about me, quindi erano 50 fatti, 50 cose dette un pochino a random su di me, spero tantissimo che vi abbiano potuto far capire qualcosina in più di me, riguardo la mia persona, riguardo le cose che mi piacciono, insomma questo genere di cosette qui. Era un video che volevo fare da tantissimo tempo, da quando ho toccato i 1000 iscritti, però come vi ho detto all'introduzione di questo video, purtroppo non è stata colpa mia, ma ho davvero avuto tantissimi impegni che tra cui il blog, il lavoro, la registrazione di video mi hanno davvero portato tanto tempo. E comunque ragazzi, io non so se registrerò o farò in tempo a registrare un altro video prima di Natale, quindi ci tengo tantissimo in questo video ad augurarvi buon Natale, buone feste in generale, spero tantissimo che passiate queste feste natalizie in compagnia dei vostri cari, in completa tranquillità e spensieratezza. Vi mando un bacione grandissimo, come sempre vi ricordo che se vi va potete iscrivervi qui sotto al mio canale per rimanere sempre aggiornati sull'uscita dei miei video, e vi lascerò qui sotto anche i link dei video precedenti se vi siete persi qualcosa. Potete andare a sbirciare qui sotto, potete andare a sbirciare gli articoli che scrivo sul blog e i video anche che pubblico. Quindi ancora una volta buone feste ragazzi, e ci vediamo subito dopo Natale. Ciao!